MTB Gran Fondo, in collaborazione con... Tu concentrati sulla prestazione. Al tuo comfort ci pensa Tech Series. Tech Series. Non fermarti mai. Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo. Immagini che vi arrivano dalla costa degli Etruschi, siamo a Marina di Bibbona in provincia di Livorno per raccontarvi la costa degli Etruschi Epic. La costa degli Etruschi è quel tratto di costa toscana che si estende da Livorno fino a Piombino. Il popolo etrusco abitava questa zona già dal IX secolo avanti Cristo, come dimostrano insediamenti visibili ancora oggi. Questo è lo splendido borgo di La Sassa con gli edifici costruiti sulla roccia viva. Il percorso della Marathon Costa degli Etruschi Epic parte da Marina di Bibbona sul litorale, passa per lo splendido centro storico di Bibbona che stiamo vedendo proprio in queste immagini, adagiato su un basso colle e che si snoda entro il perimetro dell'antico castello, quasi a formare una fortezza abitata. Questo invece è il forte sul litorale di Bibbona, una costruzione militare risalente al 1700, il simbolo caratteristico di Marina di Bibbona, detta anche Marina del Forte. A Marina di Bibbona tutto è pronto per la 23esima edizione della Costa degli Etruschi Epic. Il sabato precedente è la conferenza stampa per presentare l'evento e gli atleti, evento che è inserito nel calendario internazionale UCI. Ma andiamo subito a sentire le impressioni di alcuni atleti. Annabella Stropparo, inizia la stagione finalmente anche per te. Diciamo sì, ho avuto un po' di problemi con un tendine nel mese di aprile, quindi ho dovuto rinviare tutte le gare e quindi sarà la prima e sarà anche un po' duretta perché comunque la distanza, l'impegno sul percorso, vabbè. Vediamo quello che viene, l'importante è comunque cercare di fare una buona gara e portarla a termine, che è il mio obiettivo principale per domani. Una gara bella tosta, il parterre è di tutto rispetto, insomma, quindi siamo qua, ci proviamo come in tutte le gare e speriamo di divertirci. Samuele Porro, innanzitutto, come stai? Direi bene, dai, tutti i controlli hanno dato esito negativo, quindi io sono più tranquillo, più sereno, grazie alla squadra che mi ha dato anche il tempo per metabolizzare il tutto. Sabato abbiamo fatto questo primo test alla Marathon di Riva del Garda e con mio stupore è andato veramente bene, ne sono molto contento, quindi eccomi qui pronto per riattaccare il numero sulla gara un po' più nervosa, diciamo, un po' più, sì, una marathon, ma un po' più tecnica, un po' più nervosa, col parterre italiano veramente alto come sempre. E quindi dai, non vedo l'ora domani di attaccare il numero e di vedere le mie sensazioni quali saranno. Sì, penso sì, la condizione sta in crescita, questo è molto importante. Poi cerco di godermi le gare che ci sono dopo sì, l'infortunio che ho avuto l'anno scorso e adesso cerco di stare anche più attento, no, sulle discese, sui percorsi. Poi questo percorso è veramente molto tecnico, bisogna stare molto attenti e anche la prima parte è un po' pericolosa per la pianura, tutti vogliamo essere davanti, allora c'è un po' rischio, ma
è importante cercare di fare il meglio e portare a casa la pelle, si può dire, e vediamo come va. Comunque tutti stanno andando veramente forte e vogliamo anche vincere tutti, speriamo che vinca il migliore, quello importante. Sì, dai, siamo a una delle gare più belle a livello nazionale e ora anche internazionale, quindi Costa degli Etruschi Epic per me è sempre un bel appuntamento, ormai diversi anni che la sto facendo, l'ho anche vinta un paio di volte, quindi niente, sempre affascinante, percorso bello, sempre più impegnativo e tecnico, però anche divertente. E siamo orgogliosi di accogliere questa bellissima manifestazione della Costa degli Etruschi Epic, è molto importante. Noi facciamo questi eventi in bassa stagione, così permette già una ripartenza turistica sul nostro territorio. È un territorio molto piccolo, Marina di Bibbona, ma in realtà ha una grossa affluenza turistica. Siamo un comune di 3.000 abitanti e siamo il comune sulla costa a livello turistico con 1.100.000 presenze l'anno. Abbiamo un bellissimo parco della Magona, è un polmone verde regionale in convenzione col comune di Bibbona, e questa gara si svolgerà la gran parte nella macchia della Magona. Un in bocca al lupo e che vinca il migliore. E siamo a domenica 8 maggio, gli atleti stanno entrando nelle griglie di partenza, presente anche il commissario tecnico della nazionale Mirko Celestino, che terrà d'occhio i biker in vista del campionato europeo marathon di giugno in Repubblica Ceca. Amici sportivi, manca veramente poco allo start di questa Costa degli Etruschi Epic, gara UCI internazionale di 72 km per 1850 metri di dislivello. Con me anche il commissario tecnico della Nazionale Azzurra, Mirko Celestino. Mirko, oggi ci sono da tenere d'occhio i ragazzi per un importante appuntamento di giugno, l'europeo. Sì, oggi è una gara molto impegnativa, importante non solo per me ma per loro, ecco, perché sono loro che alla fine si giocano le posizioni in questa manifestazione importante. Ho un po' di nostalgia quando torno nel mondo marathon, un po' di nostalgia, perché anch'io partecipavo a queste gare e mi sono divertito veramente tanto in quegli anni. Sì, come dicevo, una gara importante, una gara indicativa. Tra non molto avremo i campionati europei, poi più avanti verso fine stagione i mondiali. E siamo qua anche per questo, per visionare i nostri ragazzi. Ieri ero in terra tedesca, ad Abstad, in Coppa del Mondo con la Junior Series, con i ragazzi junior. Partito, sono venuto qua, su adesso in Germania ci sarà Andrea Tiberi che controlla la Coppa del Mondo che si svolgerà oggi. E io ci tenevo a essere qua, anche perché un po' il mondo marathon mi manca. Quindi complimenti a tutti, ho visto che ci sono tantissime squadre, tantissimi team, e questo mi fa piacere, così il loro risultato avrà ancora più importanza, ecco. E buon lavoro al commissario tecnico della nazionale Mirko Celestino. La Costa degli Etruschi Epic è valida anche per il circuito nazionale Rampitec. Questi sono alcuni leader del circuito Rampitec. La Costa degli Etruschi è inserita anche nel Challenge Coppa Toscana. Siamo alla quarta prova del circuito con le più belle manifestazioni Gran Fondo e Marathon della regione. Per la gara femminile questa è Claudia Peretti, Olimpia Factory Team, con Silvia Scipioni, mentre questa è Sandra Mayrhofer, immancabile anche la pluricampionessa Annabella Stropparo, che inizia la sua ennesima stagione agonistica proprio con la Costa degli Etruschi Epic. Costa degli Etruschi che prevede due percorsi, il marathon internazionale di 72 km e quasi 2000 metri di dislivello ed il percorso classic che invece misura 52 km per 1200 metri di dislivello. Organizza l'MTB Cecina con l'infaticabile Daniele Gronchi, che stiamo vedendo proprio in questo istante, mentre questi sono gli atleti con Yuri Ragnoli, Scott Racing Team, il suo compagno di squadra Jacopo Billi, il norvegese Ole M, Villiers 7C Force,
Tony Longo su Dalli Coogan, che saluta la telecamera, il suo compagno di squadra Stefano Valdrighi, Riccardo Chiarini, Ciclita Day, attesissimo sicuramente anche Francesco Casagrande, suo compagno di squadra, Samuele Porro, Villier Pirelli e naturalmente Leonardo Paez su Dalli Coogan, già campione del mondo marathon. Spettatori molto particolari per questa Gran Fondo degli Etruschi Epic, ci si scambia qualche opinione prima dello start previsto alle ore 9:30, tutto è pronto, bellissime queste immagini dall'alto con la griglia di partenza e alle ore 9:30 in punto scatta lo start della 23esima edizione della Costa degli Etruschi Epic. Parte il percorso marathon di 72 km per 2000 metri di dislivello. Primissimi chilometri a velocità controllata dietro macchina. Si esce dal centro di Marina di Bibbona per dirigersi verso le prime asperità di giornata. Il percorso classic partirà 15 minuti dopo il marathon. I primi 10 chilometri sono pianeggianti con i primissimi su fondo asfaltato per poi immettersi su strada bianca. Intanto bellissime queste immagini dall'alto con il gruppo di testa che si sta allontanando da Marina di Bibbona in direzione Bosco della Magona, dove si svolgerà gran parte del tracciato di questa Costa degli Etruschi Epic. Immersi sui folti boschi e la macchia mediterranea. Primissimi chilometri dove i biker stanno tenendo, i primi almeno, velocità molto molto elevate. Intanto siamo sul gruppo di testa e con Marco Rebagliati davanti, con Leonardo Paez, Vincenzo Saita, Andrea Doria, Stefano Valdrighi e via via tutti gli altri. Il gruppo è ancora compatto. In questo gruppo anche le atlete con Deborah Piana, vediamo anche la maglia di Annabella Stropparo. Il fondo oggi è perfetto, ha piovuto nei giorni scorsi e ora c'è anche un timido sole. Seguiamo dall'alto ora il gruppo di testa che si sta avvicinando al centro storico di Bibbona. Un piccolo strappo in salita tra i vicoli del bel borgo toscano. La regia stacca sulla telecamera a terra e con il gruppo di testa e il centro di Bibbona ha origini etrusche, sono sparse in tutto il territorio comunale tombe ed ipogei risalenti al periodo etrusco e recentemente sono stati scoperti resti anche della civiltà romana. Intanto bellissime queste immagini dall'alto con la testa della corsa che attraversa il centro di Bibbona. Il borgo, come lo vediamo oggi, è di origine medievale con viuzze strette e lastricate. Alla costruzione della chiesa del paese pare addirittura abbia contribuito anche il grande Leonardo da Vinci. Ora inizia un tratto di saliscendi con lo strappo più duro detto dell'aratone di circa 500 metri, poi i biker saranno nella zona del Bosco della Magona. Davanti notiamo la maglia di Marco Rebagliati, poi anche quella di Riccardo Chiarini, Francesco Casagrande, Jacopo Billi, Leonardo Paez. Gli atleti sono usciti dal borgo di Bibbona e ora si dirigono verso località Casetta, ma torniamo con le immagini dall'alto su Bibbona, andiamo a recuperare la gara femminile e sta transitando proprio in questo istante il gruppo delle donne con Claudia Peretti, Silvia Scipioni, Sandra Mayrofer, Deborah Piana, mentre da sola intercettiamo anche Chiara Burato, la vicentina del team Andreis, si alza sui pedali Chiara per affrontare gli ultimi metri dello strappo di Bibbona. Intercettiamo l'azione anche della Veneta, Romina Ciprian, Cycon Lab.
E immagini veramente stupende quelle che ci offre oggi la Costa degli Etruschi Epic, ma torniamo ancora in testa e il gruppo è ancora compatto con tutti i migliori. Sono oltre 1000 biker per questa Costa degli Etruschi Epic, valida come quarta tappa del Challenge Coppa Toscana, un circuito che sta avendo un successo straordinario. Sono centinaia gli abbonati che hanno scelto di pedalare sulle più belle Gran Fondo e Marathon di Toscana. Abbiamo visto la Gran Fondo di Monteriggioni, la Rampicchiana da Arezzo, la Sinalunga Bike con lo splendido borgo di Sinalunga, ora la Costa degli Etruschi, poi il Challenge passerà a Prato per la da Piazza Piazza, a Prato Vecchio con la Stracca Bike e nel finale di stagione le ultime due tappe, quella di Bibbiena con la Casentino Bike e il gran finale sull'Isola d'Elba a Capoliveri per la Capoliveri Legend Cup. 13° chilometro di gara, la regia stacca sulla nostra postazione fissa, transita il gruppo di testa, sono ancora tutti insieme, Leonardo Paez, Tony Longo, Francesco Casagrande, Riccardo Chiarini, Ole M. La telecamera segue l'azione di Stefano Dal Grande, Olympia Factory Team. In questo gruppo Johnny Cattaneo, Villier 7C Force, Vincenzo Saitta, Giuseppe Pannariello, Jan Pastuschenko, Cicli Taddei. Continuano i passaggi con Andrea Doria, Simone Tassini e la telecamera segue la pedalata dell'alto atesino Tobias Oberhammer, pettorale numero 103. E siamo circa al 20° chilometro di gara, ma la gara è molto lunga e sicuramente le prossime asperità faranno selezione. Ma con l'aiuto della regia andiamo anche a recuperare la gara femminile. Intanto spazio ai tantissimi master iscritti a questa Costa degli Etruschi Epic. E attenzione per la gara femminile, Claudia Peretti davanti con alle sue spalle Sandra Mayrhofer e in terza posizione Silvia Scipioni, Cicli Taddei. Sono praticamente tutte insieme le prime tre donne. Quarto posto per la vicentina del team Cingolani, Deborah Piana, che ne approfitta in questo punto per mangiare qualche cosa. E passaggio anche per il bravo Agostino Oss, che indossa la maglia del circuito Rampitec per quanto riguarda la categoria Master 8. E le colline toscane in questo particolare periodo di primavera sono particolarmente belle. E siamo con le nostre immagini al 27° chilometro di gara, siamo con il gruppo di testa e sta per iniziare la lunga salita al Gran Premio della Montagna. Si passerà per il bel borgo medioevale di La Sassa per poi scollinare al Gran Premio della Montagna di Poggio al Pruno, dove saremo a quota 600 metri di altitudine. E in testa comunque una prima selezione sul gruppo è stata fatta, sono una ventina ci sembra gli atleti che lo compongono. Davanti ora Lorenzo Samparisi, poi Leonardo Paez, Francesco Failli, Francesco Casagrande, Ole M. Gruppo chiuso da Domenico Valerio e Stefano Dal Grande. In ritardo di circa 20 secondi questo gruppo di 5 biker con, tra gli altri abbiamo visto, Johnny Cattaneo, da solo Giuseppe Pannariello. Altro gruppo di inseguitori con Andrea Doria, Vincenzo Saitta e Yuri Ragnoli, che sta, ci sembra, pian pianino recuperando la forma dopo l'inconveniente avuto alla Cape Epic in Sudafrica. Ora, prima del GPM, si transita tra i vicoli dell'affascinante borgo della Sassa che stiamo vedendo proprio ora con le immagini che ci arrivano dall'alto. Intanto transita anche Franz Hofer, Bottecchia Factory Team, e Marzio Deò, Olympia Factory Team. Attendiamo anche il passaggio della gara femminile, vediamo se qualcosa è cambiato in testa e sono sempre in tre. Sandra Mayrhofer davanti, alle sue spalle Claudia Peretti e in terza posizione Silvia Scipioni.
leggermente più staccata in quarta posizione Deborah Piana del team Cingolani. Quinto posto per Chiara Burato, team Andreis. Ma spostiamoci in discesa dal GPM, attendiamo la testa della corsa e davanti, attenzione, ci sono Leonardo Paez e Francesco Casagrande, seguiti in terza posizione da Samuele Porro, che ha alle sue spalle Riccardo Chiarini. Quinto posto Daniele Mensi, Sudal Leikugan. Sesto è Jacopo Billi, Scott Racing Team. Questo è il trentino Tony Longo, seguito dal norvegese Ole M. Villier 7C Force. Siamo in un single track in discesa, tra l'altro ci sembra molto divertente, ma sicuramente non c'è da perdere la concentrazione perché la gara è ancora lunga. Con il pettorale 30 Lorenzo Lapos, mentre questo è Christian Cominelli, Scott Racing Team. E abbiamo visto i primi tre hanno già un buon margine di vantaggio. La salita al Gran Premio della Montagna di Poggio al Pruno ha fatto una prima selezione. E velocissimo in questo punto anche Lorenzo Samparisi, KTM Brenta Brakes. Mentre questo è Johnny Cattaneo, Villiar Force Squadra Corse. Dopo il Gran Premio della Montagna, in discesa nel single track, forse il più impegnativo della gara. Fortunatamente però, nonostante le piogge dei giorni scorsi, il sole di sabato ha asciugato il fango e ha reso più sicuro il fondo, lo ha compattato. Ottimo, una giusta aderenza per le ruote artigliate della mountain bike. Attenzione, cambio in testa, ora al comando c'è Riccardo Chiarini, seguito da Paez, Casagrande, Porro, Billi e chiude il norvegese Ole M. In settima posizione più staccato c'è Tony Longo, Sudal Leikugan. Con Moto2 seguiamo l'azione di Tony Longo. Il biker trentino è in settima posizione, in ritardo di circa 20 secondi dal gruppo di testa. Ma torniamo nuovamente al comando e attenzione, davanti c'è Ole M, seguito da Samuele Porro. E i single track intervallati da Strada Bianca, dove si può sorpassare, rivoluzionano la testa della corsa. Però sono tutti lì, gruppo di testa formato ancora da 6 biker, con in settima posizione, leggermente più staccato, il biker trentino Tony Longo. In ottava posizione Nicolas Samparisi, nono Francesco Bonetto e chiude la top 10 Dario Cherchi, KTM Brenta Brakes. Mentre questo è Christian Cominelli, Scott Racing Team, in undicesima posizione. Arrivano anche Stefano Valdrighi, Sudal Leikugan, seguito da Lorenzo Lapos, Bottecchia Factory Team. E buona prestazione sicuramente anche per Nicola Taffarel, Villier 7C Force. È ora la volta di due veneti, si tratta di Stefano Dal Grande, Olimpia Factory Team, e Domenico Valerio, il vicentino del Bottecchia Factory Team. E davanti mantiene sempre la prima posizione Ole M, ora seguito dal colombiano Leonardo Paez, poi Riccardo Chiarini, Jacopo Billi e Francesco Casagrande. Siamo ancora immersi nel folto bosco della Magona. In sesta posizione Samuele Porro, Villier Pirelli. Qualche chilometro indietro andiamo a recuperare la testa della gara femminile. Intanto transita anche Nicola Morozzi. Eccolo, il forte master del team Tutto Bike, seguito da Alessandro Ingenito con la maglia di leader Rampitech della sua categoria. E attenzione per la gara femminile, in testa si è portata da sola Sandra Mayrhofer, RDR Leinicese. L'altoatesina ha già un buon margine di vantaggio su Claudia Peretti. E grazie alla regia andiamo a recuperare nuovamente la testa della corsa. Sono in tre, al comando c'è Leonardo Paez, Sudal Leikugan, seguito
dal norvegese Ole Hem e in terza posizione da Francesco Casagrande, Cicli Taddei. Leggermente più staccati Samuele Porro in quarta posizione e Riccardo Chiarini, quinto posto per l'atleta toscano. È veramente spettacolo puro oggi con la Costa degli Etruschi Epic e con il norvegese Ole Hem davanti a tutti, seguito da Leonardo Paez e Francesco Casagrande. Sempre in quarta posizione Samuele Porro. E quinto posto per Riccardo Chiarini, che stiamo inseguendo ora con la telecamera posta su Moto2. Velocissimo Riccardo Chiarini in questo punto del percorso, che cerca di raggiungere un altrettanto veloce Samuele Porro. Villar Pirelli si guarda indietro, Samuele vede Riccardo Chiarini a un centinaio di metri, ma torniamo con Moto1 in testa e sono in tre, siamo negli ultimi chilometri di gara. La vittoria sicuramente se la giocheranno Ole Hem, Villar 7C Force, Francesco Casagrande, Cicli Taddei e il colombiano del Sudal Likugan, Leonardo Paez. Norvegia, Colombia e Italia sono queste le nazioni che si giocano la vittoria alla Costa degli Etruschi Epic. Intanto a Marina di Bibbona tutto è pronto per attendere il vincitore di questa 23esima Costa degli Etruschi Epic. Il trio è entrato nella ciclabile, poi sarà rettilineo d'arrivo. Più anziano dei tre è Francesco Casagrande, ma è un biker di grande esperienza. Davanti Francesco Casagrande, Leonardo Paez supera in questo istante Ole Hem. Attenzione Francesco Casagrande, braccia al cielo per l'atleta della Cicli Taddei che va a vincere la Costa degli Etruschi Epic con il tempo di 2 ore 50 minuti e 12 secondi. Un grande Francesco Casagrande, abbiamo visto oggi che nonostante l'età fa sua la 23esima Costa degli Etruschi Epic, davanti a un ugualmente grande Leonardo Paez, Sudal Likugan, e in terza posizione, ottima prova sicuramente anche per Ole Hem. In quarta posizione taglia il traguardo proprio in questo istante Riccardo Chiarini, che riesce a sopravanzare negli ultimi chilometri Samuele Porro, che chiude in quinta posizione. Sesto posto per Jacopo Billi, Scott Racing Team, e sta per chiudere anche Tony Longo, il trentino del Sudal Likugan, che chiude la sua Costa degli Etruschi Epic in settima posizione. Ottavo posto per Francesco Bonetto, nono Nicolas Samparisi. Attenzione dietro, si sono toccati una caduta, fortunatamente speriamo nulla di grave. E chiude la top 10 di questa 23esima Costa degli Etruschi Epic Dario Cherchi, KTM Brenta Brakes. Cerimonia dei fiori con Ole Hem, Leonardo Paez e Francesco Casagrande, che sentiamo subito ai nostri microfoni. Sì, grazie, è stato bello, una bella gara. Ero un po' dietro dopo la prima salita, però ho riuscito a rientrare in discesa. E poi alla fine siamo rimasto in tre, volata, andata così, ma sono contento per essere sul podio. Ciao a tutti, e sì dai, sono riuscito comunque anche quest'anno a arrivare sul podio, una gara un po' particolare, non adatta alle mie caratteristiche, ma comunque riesco sempre di fare ed esprimermi sul terreno che è la salita, ma purtroppo c'è tanta tecnica, tanta discesa, di stare molto attento, e lì comunque un po' non rischio troppo, si può dire, ma dai, mi la sono cavato bene. Ho provato anche sull'ultima salita ripida, siamo andati in tre ancora e così siamo arrivati. E sapevo che in volata era molto difficile vincere, si può dire. È stato anche un arrivo un po' particolare, un po' stretto, ma comunque dai, è andata bene, e ringrazio la mia squadra Sudal Likugan per essere sempre qua. Dai, diciamo che una vittoria era dura per me, però speriamo un buon piazzamento, sto pedalando, una gara che mi si addice, perché se riesco a tenere in salita poi in volata posso dire la mia. Infatti è stata così, sapevo che Paez era l'uomo più forte e almeno 12-13 siamo sganciati in tre, e da lì abbiamo menato e sapevo di fare bene e ce l'ho fatta a vincere.
È sicuramente una grande prova per Francesco Casagrande, ma torniamo per qualche istante sul percorso di gara e attenzione, per la gara femminile è sempre lei, è sempre Sandra Mayrhofer, RDR Leinicese, davanti a tutte. Siamo all'ultimo chilometro di gara ed è da sola Sandra Mayrhofer, si è lasciata alle spalle Claudia Peretti e avevamo lasciato in terza posizione Silvia Scipioni. Vedremo come terminerà anche la gara per quanto riguarda la categoria femminile. Intanto seguiamo l'azione di Sandra Mayrhofer, brava Sandra, che ora sta entrando sul rettilineo d'arrivo. Contentissima Sandra Mayrhofer, braccia al cielo per l'Alto Atesina che fa sua la Costa degli Etruschi Epic con il tempo di 3 ore 22 minuti e 42 secondi, ma torniamo subito sul percorso. Ultimo chilometro per Claudia Peretti, la vediamo ora ripresa dall'alto con la maglia verde dell'Olympia Factory Team. Sicuramente una grande prestazione anche per Claudia Peretti, che sta sicuramente dimostrando di essere una tra le più forti biker a livello italiano. Rettilineo d'arrivo per Claudia Peretti, ultime pedalate per l'atleta dell'Olympia Factory Team, che chiude in seconda posizione in ritardo di circa 6 minuti dalla vincitrice. E al terzo posto, attenzione, arriva Deborah Piana, che negli ultimi chilometri riesce a sopravanzare Silvia Scipioni, che giunge quarta. Cerimonia floreale anche per le categorie femminili. E ora la parola alle biker. Una partenza un po' difficile, però poi insomma mi sono un po' sbloccata e sono contenta. Sì, veramente il percorso è stato super divertente, quindi sono veramente felice. Sì, oggi un secondo posto che diciamo che mi soddisfa, nel senso che oggi non c'era storia, perché Sandra era davvero più forte di me. Abbiamo fatto la prima parte di gara assieme, ma poi verso la fine della salita lunga che portava la sassa è andata accelerato, io non sono riuscita a tenere il suo ritmo, però le mie sensazioni erano buone, io non sono mai andata in calo, ho continuato a spingere del mio passo e alla fine un secondo posto è buono. Era un'ottima prova, un po' inaspettata perché non sapevo bene come stava la mia forma, però ho visto che oggi, già fin dall'inizio, ho visto che le gambe giravano bene, il percorso mi piaceva un sacco e sapevo che qua, se riesco a essere lucida e concentrata, che riesco anche a guidare bene, e così mi sono divertita tantissimo. E ora premiazioni finali con i podi assoluti e tutte le premiazioni per categoria. Grande successo per questa edizione della Costa degli Etruschi Epic. Ora ristoro finale e la parola va a Mirko Celestino. Mirko, hai seguito tutta la gara, cosa ne pensi e soprattutto come hai trovato i ragazzi? Sì, innanzitutto complimenti all'organizzazione, perché da quando l'ho percorso io il tracciato della manifestazione, della gara anni fa, era penso completamente diverso, e ho sentito pareri positivi dai ragazzi, soprattutto i top, i ragazzi che si sono giocati la vittoria oggi. Complimenti a Francesco, perché nonostante la sua non più giovane età è riuscito ancora a vincere, e comunque dietro abbiamo una bella squadriglia di giovani, di ragazzi che si sono giocati la gara fino alla fine. Sono contento di rivedere Samuele Porro lì nelle prime posizioni, perché ha passato un momento difficile, e comunque altri nomi. Stavo dicendo, complimenti all'organizzazione, perché ho assistito a tutta la gara tagliando con la macchina sul percorso, e si vede l'organizzazione quando c'è, tutti gli incroci presidiati come dovevano essere. Poi quando vedi i ragazzi all'arrivo che sono contenti e soddisfatti, vuol dire che il lavoro è stato svolto correttamente. A questo punto si può dire veramente è andata bene. Questi giovedì ero molto più teso, quando pioveva ero molto preoccupato, perché visto tutta la fatica che i miei avevano fatto sul percorso, avevo paura che vanificassero tutto questo immenso lavoro che avevano fatto i miei. Pertanto posso solo essere contento, perché la gara è andata tutto bene, almeno dalle notizie che ho io. È stata bellissima, è stata diciamo tirata fino all'ultimo, abbiamo visto uno sprint
pazzesco, ha vinto Francesco Casagrande, che sembra, cioè probabilmente non so su Leonardo Paez, ma insomma gara stupenda. Anche il parterre femminile è stato stellare, si è visto una gara veramente, son molto soddisfatto, ecco. Tanta soddisfazione per questa edizione della Costa degli Etruschi Epic, che vi dà appuntamento al prossimo anno. E ora la vestizione delle maglie di leader del circuito Rampitec, e con l'aiuto della grafica vediamo tutti i leader con la maglia verde, gli assoluti Sandra Mayrhofer e Francesco Casagrande, con la maglia rossa le categorie femminili e con la maglia blu tutte le categorie maschili. E andiamo a vestire anche i leader di Coppa Toscana. Siamo giunti alla quarta prova. Andiamo con l'aiuto della grafica a vedere chi sono i leader dopo la Costa degli Etruschi Epic. Per le donne Elite Silvia Scipioni, per le donne Junior Camilla Mattolini. Tra gli Elite Riccardo Chiarini, Elite Master Lorenzo Guidi, Junior Luca Gargiani. Master 1 Marco Galeotti, Master 2 Andrea Doria, Master 3 Nicola Corsetti, Master 4 Cristian Fabbri, Master 5 Daniele Messano, Master 6 Nicola Morozzi, Master 7 Guido Bichi, Master 8 Lucio Cherubini, Under Mattia Toccafondi, Donne Under Giulia Bertoni, Master Woman 1 Denise Fazzini, Master Woman 2 Lucia Carbini, Master Woman 3 Beatrice Mistretta. E per questa settimana è tutto, un saluto da Carlo Rosa, ma prima della sigla vi lascio all'anteprima della prossima tappa di Coppa Toscana. Il 22 maggio prossimo la città di Prato ospiterà la quinta prova di Coppa Toscana, con la da piazza a piazza, valida anche come seconda prova del Deltos Cup. Una manifestazione che ha fatto la storia della mountain bike del nostro paese. Quest'anno la da piazza a piazza si presenta con tante novità, ad iniziare dal percorso, che sarà invertito rispetto alle scorse edizioni. Un importante cambiamento che sta entusiasmando gli appassionati e che darà una nuova immagine alla gara. Due i tracciati che porteranno i partecipanti a pedalare nella Valle del Bisenzio, una delle aree verdi più estese della Toscana, un vero paradiso per la mountain bike, dove non mancano le lunghe salite, i single track e discese tutte da guidare. Il percorso marathon misura 61 km con 2030 metri di dislivello, mentre il gran fondo è di 47 km e 1490 metri di dislivello. Le iscrizioni sono aperte, la da piazza a piazza è pronta a farvi vivere emozioni forti in sella alla mountain bike. MTB Gran Fondo, in collaborazione con... Tu concentrati sulla prestazione. Al tuo comfort ci pensa Tech Series. Tech Series. Non fermarti mai.